Benvenuti a un nuovo appuntamento con la trasmissione Natura Segreta, che ci porta alla scoperta di angoli nascosti, dei veri e propri scrigni di bellezza legati appunto alla natura. Come sempre siamo in compagnia del professor Groppali, ben trovato. Grazie. E oggi ci troviamo fuori Cremona perché abbiamo cambiato provincia. Sì, siamo a due passi da Lodi, vicino a Soltarico. Per chi passa lungo la strada Cremona-Lodi, a breve distanza dalla vecchia discarica di rifiuti solidi urbani di Lodi, ci troviamo in un angolo abbastanza curioso, perché è una piccola proprietà del Parco Ada Sud, il Bosco dei Noccioli, che in origine era un campo, poi trasformato in coltivazioni di noccioli con qualche noce, con un po' di kiwi, una piccola attività che forse il proprietario precedente ipotizzava produttiva, che di produttivo non ha avuto nulla, per cui abbandonato e acquisito dal parco. Fin qui niente di particolare, il parco ha comprato piccoli lembi di territorio lungo l'asta del fiume e nel suo ambito. La particolarità qui è un'altra. Questo piccolissimo ambiente è stato preso in cura da un gruppo di guardie ecologiche volontarie del parco, che oggi ci accompagneranno nell'escursione, che lo gestiscono secondo quei bei modelli molto inglesi ma anche italiani, detti bird gardening, cioè il giardinaggio per gli uccelli, cioè tutto quello che può essere fatto con interventi faticosi ma comunque minimi per favorire la presenza di avifauna. Infatti all'interno c'è, e lo vedremo, un piccolo punto d'acqua, un luogo dove gli uccelli possono fare il bagno, con un piccolissimo osservatorio dal quale avere in primo piano queste visioni belle di natura. E se ci guardiamo intorno vediamo che la natura tutta intorno è quella purtroppo molto banale di una campagna intensiva. Quindi questo è veramente un piccolo gioiello incastonato in un ambiente che dal punto di vista naturalistico è caratterizzato da una discreta povertà. Andiamo dunque a scoprire questo angolo di natura segreta e seguiremo la Guardia Ecologica Volontaria. Prego. Prima sosta, professore, davanti a una pianta profumata, un cespuglio. Una pianta che ha un bel profumo di miele, ha delle fioriture molto belle, che hanno la caratteristica importante di essere presenti in un periodo in cui altri fiori sono scarsi. In più la loro struttura è perfettamente adatta per le farfalle e poi per i soliti vari menotteri impollinatori, api, bombi e quant'altro. Il nome con cui è conosciuta è il cespuglio delle farfalle, proprio perché il suo potere attrattivo per le farfalle è molto forte. Ne abbiamo viste un po' posate, questo cespuglio viene frequentato da moltissime specie. Il piccolo problema, che è un problema solo parziale, è che questa pianta fa parte della lista nera delle piante invadenti e infestanti della regione Lombardia. Quindi va gestita con cura. Lista che comprende anche la robinia, però, per intenderci. Va gestita con cura, però questa pianta può diventare invadente e infestante in alcune circostanze particolari, ghiaie scoperte da lavori, margini di cave, alcuni bordi di torrenti che hanno poca acqua per gran parte dell'anno. Ecco, in quei casi la Budleia è una pianta che può creare problemi. In altri casi, come qui dove siamo nella campagna fertile, irrigata, con ricchezza di acqua, la Budleia la mettiamo qui e da qui non si diffonde e non si espande.
quindi in ambienti che ricostruiamo perché siano ospitali per la fauna piccola e grande, la presenza di alcune budleie in pieno sole è veramente un bar per le farfalle frequentatissimo, altro che i nostri bar a sabato sera. Questo è un bar attivo per le farfalle per alcuni mesi all'anno, quindi molto importante, non dico fondamentale, perché di fondamentale in natura c'è poco, perché le alternative ci sono, abbiamo altri fiori attrattivi per le farfalle. Però se vogliamo vedere tante farfalle, questo è un punto straordinario dove fermarsi un pochino e guardare, riempirsi il naso del profumo e gli occhi della bellezza delle forme e delle strutture e dei colori delle farfalle. Benvengano quindi, perché comunque abbiamo visto anche attraverso i nostri percorsi che le farfalle non sono più tante rispetto a prima, comunque la popolazione è diminuita. Le farfalle sono un altro gruppo di piccoli animali che noi chiamiamo bioindicatori, cioè animali che con la loro presenza, assenza, ricchezza o scarsità danno a noi, che riusciamo a leggere questo pezzetto del libro della natura, danno indicazioni sulla qualità dell'ambiente. E le farfalle diurne vengono impiegate da anni proprio per questo scopo. Il popolamento di farfalle diurne di un ambiente come questo o come ambienti fuori ci dà indicazioni molto precise su quello che quell'ambiente può ospitare e sulla sua qualità. Con una piccola cautela, anni fa ho fatto uno studio in ambienti coltivati in Inghilterra ed era venuto fuori che coltivazioni intensive e ambienti di campagna modello inglese con siepi, con tratti di prato, con margini inerbati dei campi, avevano la stessa presenza di farfalle diurne. Beh, per gli entomologi un controsenso, non poteva essere così. Allora l'indagine è stata raffinata, vedendo cosa facevano le farfalle in un ambiente anziché nell'altro. Allora, nell'ambiente a coltivazione intensiva, le farfalle semplicemente transitavano e si posavano per riposare o per scaldarsi e prendere il sole, o per bere se c'era acqua. Nell'altro ambiente, invece, si nutrivano dei fiori e deponevano le uova. Quindi, se anche in quel caso i numeri erano simili o paragonabili, quello che non era paragonabile era, dal punto di vista della biologia delle specie, l'uso di questi territori. Quindi la campagna intensiva è poco ospitale per le farfalle e sempre meno lo è e lo sta diventando, mentre invece questi piccoli gioielli sono quelli che permettono all'ecosistema ampio di avere ospiti un pochino più raffinati. Per cui nei campi qui intorno le farfalle continueranno a volare, perché qui poi mangiano e si riproducono. Grazie professore, continuiamo nel nostro percorso sempre accompagnati dalla nostra Guardia Ecologica Volontaria. Bene, qui abbiamo uno degli altri piccoli numerosi ospiti del Bosco dei Noccioli. Qui abbiamo una tela di ragno diversa da quelle classiche a raggiera, quelle di tutti i disegni o che immaginiamo quando pensiamo a una tela di ragno. Questa è una tela classificata come tela a lenzuolo, cioè è come se un piccolo lenzuolo fosse appoggiato sulla vegetazione. Abbiamo sopra la parte di fili che costituiscono l'aiuto per la cattura. Pensiamo a un insetto in volo, urta uno di questi fili e cade sul lenzuolo sotto. Al lenzuolo è collegato un piccolo tubo nel quale sta posizionato il ragno. Il ragno che vuole cacciare tiene le zampe appoggiate sulla sua tela e quando sente le vibrazioni di un insetto che è caduto sulla tela, da dove vengono le vibrazioni più forti, dalle zampe che gli danno i segnali più forti, sa che quella è la direzione da prendere per catturare l'insetto. Quindi corre fuori, morde l'insetto, se è piccolo lo porta dentro subito, se no gli somministra il veleno con alcuni morsi. Quando l'insetto è reso inoffensivo, lo porta all'interno della sua tana e lì lo mangia con comodo. Se noi ci avviciniamo e facciamo vibrare la vegetazione, noi o un predatore, la tana permette al ragno di scappare giù, finire a terra, nascondersi e aspettare che l'ambiente si calmi.
Quando l'ambiente è calmo, il ragno si arrampica sul filo di sicurezza che ha teso mentre scendeva per fuggire e ritorna al suo posto. Il nome di questo ragno è Agelena labirintica, perché la femmina, quando depone le uova, le depone in una struttura di seta molto complicata, che ha ricordato il labirinto a chi ha dato il nome a questo ragno, che comunque riduce la possibilità per i predatori di uova di mangiare ciò che la femmina ha prodotto. Quindi un piccolo labirinto di seta che protegge la prole futura dagli attacchi e dalla predazione. Quindi un piccolo ospite interessante dei nostri margini di bosco. Ecco il tanto prezioso specchio d'acqua, dove già vediamo comunque movimenti. Ma i piccoli corpi idrici come questo sono fondamentali per la biodiversità. Molti insetti vengono a bere, alcuni vengono a recuperare il materiale costruttivo, tipo le vespe muratrici, il fango delle rive. Le farfalle bevono o l'acqua o sul fango dei bordi, perché è ricco di sali minerali. E poi tutti gli uccelli che vengono a bere, vengono a fare il bagno, perché per gli uccelli tenere il piumaggio ordinato e pulito è fondamentale, quindi parte del loro tempo, di tutte le giornate, è dedicato a questo scopo, perché il piumaggio in buone condizioni permette un buon isolamento del corpo, soprattutto prezioso durante l'inverno, e poi permette l'impermeabilità del piumaggio. Perché quando piove gli uccelli non hanno casa e quindi per forza devono evitare di bagnarsi. Perché se il piumaggio si bagna, il freddo può penetrare fino al corpo e gli uccelli muoiono. Quindi tutti gli uccelli in qualche modo ricorrono a questo, in particolare gli uccelli acquatici, che hanno sul dorso, appena prima della coda, una ghiandola che secerne sostanze oleose e grasse che proprio impermeabilizzano perfettamente il piumaggio. Quindi quando vediamo un uccello acquatico soprattutto, che strofina il capo sul fondo del dorso, è perché in questo modo raccoglie questa secrezione cerosa, oleosa, per poi distribuirla sul resto del corpo. Senza questa possibilità gli uccelli acquatici semplicemente andrebbero a fondo, come un pochino fa il cormorano. Perché il cormorano, per nuotare più a lungo e per raggiungere profondità maggiori, ha un piumaggio parzialmente permeabile. In questo modo il piumaggio parzialmente permeabile non fa bolla d'aria, quindi non c'è questa bolla d'aria che lo spinge verso l'alto. Quindi il cormorano può nuotare sott'acqua più a lungo, però ha un problema, che ogni tanto deve far asciugare il piumaggio. Quindi quando noi vediamo su un albero, su un palo, a Venezia, su una bricola, un animale con le ali aperte, è sicuramente un cormorano e sta facendo asciugare le piume prima di riprendere il suo lavoro, prima di riprendere le sue cacce subacquee. Però è più l'eccezione che la regola. Tutti gli altri uccelli acquatici hanno un piumaggio impermeabile. Qui ci sono anche libellule. Beh, è un loro posto perfetto. Non ci sono grandi pesci predatori, le piccole prede di cui le larve si nutrono sono abbondanti e quindi gli adulti vengono a riprodursi qui. Lì abbiamo un maschio posato che difende il territorio dove la femmina sta deponendo le uova. Quindi il maschio è lì semplicemente per fare sorveglianza. Infatti non caccia, non si nutre, perché deve proteggere il posto dove la sua prole potrà svilupparsi. Thank you.
Qui abbiamo delle bacche di sambuco in maturazione, poi diventeranno nere quando saranno pronte, e anche queste bacche rispondono al motivo per cui le piante hanno in un lontanissimo passato deciso a livello evolutivo di fare bacche e frutti. Perché bacche e frutti sono prodotti per essere ingeriti dagli animali detti disseminatori, che si occuperanno, una volta nutriti, dell'involucro saporito, carnoso, zuccherino, ricco d'acqua e di grassi e di quant'altro delle piante che producono i frutti, si occuperanno con i loro escrementi di disseminare la pianta lontana. Quindi la pianta fa un investimento per rivestire i suoi semi di sostanze nutritive, per avere la possibilità di allontanare i semi dalla pianta madre, quindi di non avere un popolamento fitto di piccole piante della stessa specie sotto una pianta adulta. Gli uccelli quindi assolvono questo compito, con un requisito fondamentale: il seme non deve essere toccato, quindi il seme deve transitare integro attraverso l'intestino dell'uccello. Qui abbiamo una traccia di un sistema di tane sotterranee della talpa. La talpa è un animale che vive a poca distanza dalla superficie del suolo, che scava gallerie, ogni tanto con qualche affioramento di terreno più poroso, e permette anche il passaggio dell'aria e permette un pochino di ricambio, e percorre continuamente queste gallerie, nelle quali vanno a finire gli insetti che vivono nel terreno e i lombrichi. I lombrichi vengono presi dalla talpa o mangiati subito, ma se non vengono mangiati subito possono essere conservati. Cioè la talpa li mastica un po' dalla parte anteriore, definiamolo il capo, li paralizza in questo modo e poi li deposita in una parte del sistema di tane che è la sua dispensa. Quindi conserva un pochino delle sue prede, se ne ha parecchie, e percorre continuamente questo sistema di scavi, di gallerie e di piccole cavità nel terreno che lei tiene sempre attive. Professore, abbiamo concluso il nostro percorso all'interno di questo scrigno davvero di bellezza, ricco di flora e di fauna. Quindi ringraziamo anche la Guardia Ecologica che ci ha accompagnato. È davvero un posto incantevole questo. Un posto incantevole proprio perché dà l'idea precisa di come, con pochi interventi, faticosi finché si vuole, ma pochi interventi e lasciando mano libera alla natura, orientando qualcosa, ad esempio la raccolta d'acqua, è possibile ottenere in breve tempo grandi risultati. E poi approfittando di quello che l'ambiente era prima di questi piccoli interventi. Questo posto si chiama Bosco dei Noccioli, era un piccolo noccioleto e abbiamo gli animali che dei noccioli fanno uso. Per cui nelle cassette nido posizionate qua e là nel bosco, a volte va dentro il ghiro per dormire, e queste nocciole sono molto appetite dallo scoiattolo, che ogni tanto fa una sua escursione, fa notare la sua presenza e arricchisce anche lui la biodiversità di questo piccolo tesoro del Bosco dei Noccioli. Abbiamo visto una piccola sfinge che ci ha accompagnato anche in questa conclusione. Ringraziamo dunque il professor Groppali come sempre per averci accompagnato e oggi anche la nostra Guardia Ecologica Volontaria. Grazie. E grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.